Che cosa significa abitare qui in via Rigopiano a Pescara? Vuol dire non vivere. Vuol dire non vivere qui, perché è impossibile vivere a queste condizioni. C'è un degrado allucinante. Gente che ti dà fastidio perché fanno casini, e adesso hanno assegnato l'appartamento a un signore che abita sopra lei. Questa poverina la notte alle 3 è dovuta andare dietro alla porta a bussargli. Ma come si fa? Il nuovo Far West di Pescara lo ha definito così Domenico Pettinari, il consigliere delle periferie, che oggi rimarca l'inadeguatezza del centrodestra, le promesse non mantenute e sollecita un intervento tempestivo. Sono fortemente arrabbiato e indignato perché in questo fazzoletto di terra, che purtroppo è diventato un maledetto fazzoletto di terra, i cittadini onesti non riescono più a vivere. E allora chi di dovere, quindi Comune di Pescara e Regione Abruzzo, entrambi a guida centrodestra, tra l'altro abbiamo anche il governo adesso a guida centrodestra, devono intervenire immediatamente. Qui ci sono problemi di incivili, delinquenti, criminali, pregiudicati che rendono impossibile la vita in questo quartiere. Ci sono delle vere e proprie bestie, lasciatemi dire, che gettano quotidianamente l'immondizia per strada. Ci sono montagne e cumulo di immondizia, spaccio di droga a tutte le ore, occupazioni abusive, furti di energia elettrica e di acqua. Sono arrivate bollette per arretrati dell'acqua fino a 6.000 euro, immaginate 6.000 euro a chi 4.000, a chi 2.000 persone che hanno un reddito quasi uguale a zero, che vivono nelle case popolari, perché devono pagare per loro e per i delinquenti criminali che occupano abusivamente. E come se non bastasse, si è aggiunta anche la questione dei lavori di riqualificazione, fortunatamente partiti ma fermi. Si sono bloccati i lavori da 2 mesi, tra l'altro stanno facendo dei lavori con i piedi, perché non sono lavori degni della architettura italiana, sono lavori, hanno messo qualche pezza, questo dovrebbe essere un cappotto attaccato alle pareti, e delle lastre sono già cadute, quindi possiamo immaginare il denaro pubblico come viene utilizzato, quindi si ripristino immediatamente anche e soprattutto i lavori.